Ciao a tutti, io sono Jacopo. Ho acquistato di recente, il settembre dell'anno scorso, un Land Rover Defender 110 e l'ho convertito tramite un percorso in un camper 4x4. Questo video è la realizzazione della camperizzazione, la parte più importante della macchina e di qualche lavoro meccanico. E niente, buona visione. La mia passione. No, infatti non è il tuo lavoro, quindi c'è. Cioè, non il principale. Non il principale. Ok. Questo io lo faccio su amici o su appassionati. Che ti dà la dimensione dell'altezza e il frigo. Sei obbligato. Stare dietro il frigo. Perché non posso farti il gradino qua così alto e questo così basso. Recuperi qua. Sì, qua, per cui non... Per cui se calcoliamo 70 da qua e il rivetto centrale, più o meno siamo giusti. Questa è la tua moquette che viene così. Antracite. Questo è il rivestimento di tutta quanta la ignifuga, quello che è. Sì, ignifuga poi ventata. E forno assorbente. Spettacolo. Defender l'abbiamo lasciato là e lo lasciamo per almeno un mese e mezzo. Perso il primo treno, quindi adesso sono le 8:30 passate, bisogna aspettare fino alle 9:20 per il prossimo treno. Eccola. Cosa faccio? L'apro? Allora, qua, prima cosa che ti mostro. Questa, che è l'unica... È del Webasto quella? Sì, questa è della pompa a gasolio. Ok. Questo è proprio alimenti tutto il... Il Webasto. Il Webasto. E questa è la pompa? E questa è la pompa. Ah, ok. Perché l'altra volta mi hai detto... La pompa dove l'hai messa? No, la pompa bisogna metterla perché in base a dove... Ti sì, fanno entrare sì, chiaro, coso va messa io. Sotto arriva qua e questi cavi cosa sotto. Sono quei cavi là sono che dopo sono questi? No sono l'attacco 12 volt che hai qua. Aspetta che qua sei hai fatto l'accendi sigari là sì. Sei già pronto perfetto. Sei già pronto col cavo accendi sigari là dentro. Dov'è? Ah, fantastico. Hai anche con la portellina. Dio buono, però ve le faccio bene io. Io direi che questo qua, per essere tranquilli, io gli farei un pezzo così, che così riesce ad andare fino a dietro qua se metti la batteria. Mangiamo una pasta asciutta. Niente, abbiamo preso anche le casse 4-5 casse con pannelli integrati. Allora questa qua, quella di destra, no, questa è quella di sinistra e anche i side block di gomma. Però perché queste casse qua io le ho fatte per non pagare il supplemento nei traghetti. Solo dirti grazie. Grazie a te. Sono contento che ti piaccia. Quattro ponti perennemente occupati. Aspettiamo. C'era un'alga enorme nel pescante e adesso andiamo a fare un buco qui nel
la parte alta, mettiamo un raccordo per far pescare il segno 2 basso. Questa è la soluzione alla quale siamo arrivati. Adesso qua, questa la attacchiamo qua, fascetta e via. Questo è il risultato finale. Qua adesso ci attacchiamo il tubo del webasto, che fa il webasto, la pompa del webasto. Scende qua, attaccato con la fascetta, e va a pescare fino in fondo. Pompa. Adesso qua andiamo col tubo vicino del gasolio. Qui c'è il connettore per attaccarsi al webasto e questo è il filtro. Ribrezzo profondo. In seguito ho installato una presa da accendisigari all'alimentazione della pompa per il gasolio del webasto. Eccola la pompa che sta chiamando il gasolio. Assorbimento qua sui 170, ma adesso perché sta andando la pompa. Ah, ho smesso di far rumore. Vuol dire che c'è il gasolio. Allora, oggi andiamo a pulire il collettore dove giravano tutti i gas di scarico. Però sta venendo abbastanza, non si vedrà mai. Sì, sto pulendo. Primo problema della camperizzazione, la torretta del webasto, che è troppo in fuori per far aprire il gavone a fianco al frigo e sbatte sul cubibox, che non riesce più a stare nel suo posto. Ok, adesso taglierò tutto questo pezzo qua. Box finito, al momento credo che lo lascerò così col coperchio più lungo perché è più comodo per tenere il braccio. Lo spazio si è decisamente ridotto, però eccoci, allora,
Questo è un Land Rover Defender 110. L'abbiamo preso per viaggiare, abbiamo fatto una camperizzazione, abbiamo rimosso i sedili dietro e abbiamo creato uno spazio cucina, divano zona giorno, che poi si trasforma in una zona letto per dormire la sera. Adesso facciamo una panoramica della macchina. Partiamo dal tetto. Allora, sul tetto montiamo un portapacchi della Flatdog, che sarebbe il prototipo del primo portapacchi della Frontrunner, solo a un prezzo molto più accessibile. Mi sembra che siamo intorno agli 800-900 euro. La pala è fissata qui con uno strappo molto comoda, principalmente per il fuoristrada con la neve e per andare in bagno. Attualmente mancano le casse sopra, che usiamo solo quando viaggiamo, con sopra i pannelli solari, e sai che è una resa massima di 100 watt, perché i due pannelli sono due pannelli da 50, il che va più che bene per le nostre esigenze, anche perché poi farò vedere la batteria e bene o male, se siamo in movimento, la carichiamo sempre con l'accendisigari. Qui a destra montiamo uno snorkel, niente, solo serve per tenere il motore un po' più pulito dalla polvere quando siamo fuori strada, specie strade sterrate come questa. Per l'acqua sì, è difficile che si arriva a far guadi che in cui l'acqua ti supera il cofano, però non si sa mai. Abbiamo notato l'esigenza comunque di una barra LED, specialmente per quanto riguarda la profondità, non quanto l'ampiezza, perché come fari sono abbastanza ampi, però non hanno profondità, specialmente con gli animali, se si va in paesi in cui manca l'illuminazione, ci sono e si attraversano magari dei boschi, cose così, è abbastanza pericoloso. Passiamo sotto il cofano. Eccoci qua. Allora, praticamente è tutto originale. Ho fatto delle piccole modifiche, come cambiare il termostato. Ho installato quello là del Discovery 2 per tenere le temperature più basse, essendo che il Discovery 2 tende a raffreddare, inizia a raffreddare dagli 80 gradi, 82 gradi mi sembra, anziché l'originale che inizia ai 93-94, perché in Albania mi è capitato di surriscaldare il liquido, ero in spiaggia con le ridotte e niente, un certo fumo bianco perché il liquido ha iniziato a evaporare, ha fatto un casino, quindi ho cambiato il termostato, ho installato questo e adesso dovrei anche sostituire l'intercooler, metterne uno maggiorato per sempre tenere le temperature un po' più basse. L'EGR è stata staccata sempre per il solito discorso, è stata messa una piastrina per bloccare il ricircolo di scarico e una pulizia generale dei collettori e quant'altro. Per il resto è tutto originale, non è stato cambiato niente, è giusto così, anzi i tubi in silicone sono stati modificati perché ovviamente gli originali li modificano tutti che non sono in silicone e niente, buono. Passiamo alla cabina guida. Cabina guida classica del Defender, ho cambiato solo il volante perché l'originale è praticamente un volante da camion e ho messo questo qua che è un po' più comodo. Abbiamo isolato in totalità, adesso si nota bene perché abbiamo isolato le pedane col Dynamax, perché adesso mancano i tappeti che sono a lavare, come manca la piastra qui davanti perché l'ho portata a verniciare e la faccio bianca, essendo che l'originale era un po' rovinata, era nera, e la faccio bianca. Qui abbiamo uno schermino di una telecamera retrovisore. Il pomellino è stato sostituito, essendo che si consuma quello originale, con questo copri pomello, non male. Bene, direi di passare dietro alla camperizzazione. Qua spiegaci gli interni. Ok, allora questo è il primo posto per lo stivaggio. Qui per ora mettiamo tutte le posate, tutte le utensili per la cucina. Il piano cucina invece è stato realizzato con laminato nero. Qui abbiamo i tavolini, uno e due. Poi allora il lavandino è Dometic in acciaio inox,
Il rubinetto invece è Brunner e è collegato a una pompa immersione. Per scaricare l'acqua per ora utilizziamo questo tubo. Sì, in maniera molto spartana, visto esatto. Che dobbiamo ancora fare l'impianto. E qui sotto riponiamo i fornelli, che sono due, però di solito questo qui della Decathlon, della Camping Hats, non sì, lo questo usiamo. È il secondo fornello proprio per le emergenze, che per ora non abbiamo neanche mai usato, se non per andare a camminare e magari dormire in tenda. Questo è il fornello principale. Classico fornello a cartucce e non hai problemi nella reperibilità, una durata veramente ottimale, con una decina di cartucce ci abbiamo fatto un mese a cucinarci colazione, pranzo e cena, quindi direi ottimo, cioè per ora ci troviamo bene così e non abbiamo intenzione di fare un impianto col gas vero e proprio. Ok, passando ai gavoni invece. Allora, questo è il primo, più piccolino, dove di solito mettiamo tutto il cibo già aperto, così a portata di mano. Poi, allora, questa è la seduta, abbiamo tre cuscini, 1, 2, 3, in gomma piuma grigia, questa qui. Ok, rivestiti di queste federe che si estraggono appunto dalla cerniera, e, molto morbide, ignifughe e idrorepellenti, quindi anche se spandiamo per sbaglio qualcosa non viene assorbito dal tessuto, però rimane in superficie e quindi sì, sono anche facilmente lavabili anche queste, possono andare in lavatrice senza problemi. Ok, questo è un altro spazio per lo stivaggio, qui ne abbiamo altri. Allora, questo è quello più piccolino e dopo c'è quello più grande. Ok, e questo è il vano, diciamo la portata più grande che abbiamo, dove solitamente la gente mette il serbatoio, però noi vogliamo tenerlo per lo stivaggio di vestiti magari e per gli alimenti ci riserviamo di tenere questo qua lungo, con quello qua sotto il lavandino noi ci giostriamo più o meno tutto lo spazio per quanto riguarda il cibo. Tutta la camperizzazione è rivestita di moquette facilmente lavabile. Poi qui di a portata molto facile abbiamo una doppia presa USB, di cui una fast charge, il voltaggio della batteria, così capiamo anche come è messa la batteria della macchina, la principale, e la luce a LED che è posizionata qui sopra. Adesso faccio vedere il frigo. Il frigo è accessibile ovviamente anche da dentro, ma la faccio vedere da di qua. Qui abbiamo un Alpicool 35 litri se non sbaglio, molto economico e comodo allo stesso tempo, ha questo piccolo gavoncino qua davanti e poi quello grande. Tra l'altro adesso ci mangiamo lo yogurt. La parte più bassa ovviamente diventa più fredda, se vuoi tenere delle verdure solitamente le posizioniamo da questa parte per tenerle, per non ghiacciarle, diciamo. Ha lavorato finora benissimo, il compressore non è molto rumoroso, la notte è vivibile. E qui sotto abbiamo la nostra batteria principale per i servizi. Questa è una EcoFlow, è una power station, quindi ha tutto quanto integrato, comodissima. Noi da qui con questo doppiatore ci colleghiamo all'accendisigari con riscaldatore, che lo fa con l'entrata dell'accendisigari, e il frigorifero. E con questa spinetta qua entriamo sempre nella 12 volt con la pompa immersione per far andare il lavandino. E poi qui abbiamo sempre una fast charge, due USB, una USB-C e di fianco, che l'abbiamo anche utilizzato per il phone, c'è l'inverter fino a 600 watt. Riesce a far andare il phone tranquillamente, ovviamente non va al massimo della potenza, però ci siamo asciugati i capelli tranquillamente. Buono. Sono un po' scaldato, non è che sia stata una grande idea metterla nel frigo, che non va, se lo tenesse. Questo è il Monte Grappa. Bene, vi faccio vedere il compressore. Il compressore non è che sia in un posto comodissimo,
è qua sotto, si toglie il sedile della macchina. Qua dentro lo collego ai due mozzi della batteria e via. Ovviamente lo uso solo per gonfiare le gomme, quindi anche se si surriscalda un attimo, cioè non arriva a temperature che possono dar fastidio alla batteria qua dentro. Il compressore. Le ruote non abbiamo detto. Giriamo con queste All Terrain, sono le K02. Una gomma perfetta, direi, per tutte le situazioni più o meno. Un buon compromesso. Caletta posteriore sempre della Flat Dog. L'isolamento e l'oscuramento dei finestrini. Ho realizzato questi copri con le calamite. Si trovano su Amazon, lo prendi al metro, l'ho ritagliato, ho preso le misure e tu praticamente lo attacchi e si attacca con la calamita. Questo è più o meno tutto per quanto riguarda la camperizzazione e niente, ci vediamo nel prossimo video.